Ci siamo? 3, 2, 1, here we go. E allora, sono usciti da qualche giorno i 39 convocati del coach Quesada per il tour estivo, ne verranno scremati 6 per rimanere in 33 e qualche duro mi ha chiesto: Duca, ma te chi rimane fuori? E allora, hola Burdel, cari amiche e cari amici del canale Rugby del Ten, appassionate ed appassionati della pallovale, ben ritrovati a pranzo con Zucca del 12 giugno. Oggi ho una zucchina ripiena, un ovetto ripieno e una melanzanina fritta, giusto gli avanzi di ieri sera. E allora, 39 convocati in pre-raduno, i francesi arriveranno strada facendo e in realtà dei francesi mi pare che siano rimasti fuori solo, al momento siano rimasti in patria solo Capozzo e Garbisi. E qui partiamo subito, mi auguro che i due dei seccati siano Capuazzi e Garbisi. Perché? Perché vuol dire che arrivano in fondo con il loro club, anche se penso che gli intrecci prevedano che loro si becchino in semifinale, questo non lo so. Comunque sia, non sarebbe male se ci fosse anche qualche novità, anche se coach Quesada ha detto che lui vuol dare continuità allo splendido Sei Nazioni appena concluso. In realtà c'è da vedere se questa è una sua idea o se è un'idea dei piani alti, perché come ben sapete ci sono anche le elezioni federali e tutto fa brodo. Io ho vinto così tanto, quindi meriti di essere riconfermato presidente. Sapete come funzionano in Italia queste cose. Comunque, io mi auguro che due siano già seccati, così già li do per seccati e devo buttare fuori solo 4 dai 36 iniziali. Anche perché poi fra i due vuol dire che si danno una bellissima chance. Voi sapete come la penso. Se non lo sapete, guardatevi il mio video sul canale Rugby Z10, follow, allerta, like, dislike, commenti sempre qui sotto. Quello che penso io dei tour estivi. I tour estivi secondo me dovrebbero essere una bellissima occasione per testare qualcosa di nuovo, per testare l'esotico che diciamo generalmente non viene se no toccato, perché bisogna sempre fare per forza il risultato al Six Nations o alla World Cup. I tour estivi sono una fantastica opportunità per far respirare l'aria della nazionale e l'attività internazionale di altissimo livello a ragazzi che magari non l'hanno mai vista oppure che ne sono uscite e possono essere rintrodotti. Vabbè, parliamo dopo, dai. Allora, la prima linea sono stati chiamati 6 piloni, io credo che sarà quelli che si porterà dietro in tour, Ferrari, Riccioni e Zilocchi a destra, con Fischetti e Asà, e Spagnolo a sinistra. Fischetti e Asà potrebbero giocare entrambi i ruoli, dicono che giocano bene entrambi i ruoli sia a destra che a sinistra. Boh, perché comunque io penso che loro andranno tutti quanti sull'aeroplano a besare il biglietto in mano e con grandissima soddisfazione per Asà, Mohamed Asà, che con le Zebre ha fatto un campionato in crescendo, si è ritagliato qualche spazio e quando è entrato non ha certo fatto rimpiangere i propri dirimpettai, insomma, cioè ha fatto piangere i propri dirimpettai, non ha fatto rimpiangere i propri compagni di squadra che in quel momento sono scesi. Tornatori Lucchesi, Nicotra, le novità di Zarantonello e Ribaldi. Ribaldi qualche volta si era già visto convocato, Zarantonello giovanissimo, 22-23 anni, italo-francese o franco-italiano, come ho detto nel reel, nello short di ieri. Zarantonello che sta facendo bene a Castres, Castres addirittura ha pagato la liberatoria da Gen per averlo nelle sue file, è entrato 26 volte, mi pare di vedere, fra campionato e Coppa, ha segnato un paio di marcature, è sempre stato un giocatore d'impatto e si parla tanto bene, e anche se Berbizet dice se era buono giocava in Francia e noi ce l'ho in Francia, l'ha scattato, ce lo chiamano e per noi ci va bene, speriamo che gli faccia fare la fine di Gibson Park, Aki e compagnia cantante l'Irlanda rispetto alla Nuova Zelanda. E io non so se si porterà 3 tallonatori o 2. Ribaldi, io credo, non dico per l'età, perché comunque 27 anni tutto sommato può dire ancora la sua, può entrare, e io lo porterei e lascerei a casa uno fra Lucchesi e Nicotra, bisogna vedere se rientra dall'infortunio o meno, e appunto per far sì che i ragazzi respirino quest'aria, perché respirino l'attività internazionale di altissimo livello, in modo che se per caso, e facciamo gli scongiuri pesanti, nel Six Nations c'è bisogno di sostituzione per i 2 o i 3 titolari, magari anche Ribaldi è pieno. Ribaldi fra l'altro sarebbe veramente il caps, sarebbe il coronamento di un fantastico sogno partito dai Caimani,
Io, fra l'altro, i Caimani hanno una location, se è ancora quella, uno degli stadi che ho apprezzato più di tutti per il rugby, stile tribuna, stile inglese, dietro clubhouse in una balera di quartiere. Ah, ho un ricordo fantastico dei Caimani da Secchia. Vabbè, comunque, io credo che, non so, visto che vuol dare continuità, credo che Ribaldi sarà il sacrificato. E poi si balza in seconda linea con Ruzza Cannone, Zambonini, Achizzi e Favretto. Favretto è in questo momento nelle 5, quindi abbiamo già il 2 e abbiamo Ribaldi. Fra le 5 seconde linee, credo che Favretto sia quella un pochino meno quotata per questa trasferta, per il semplice fatto che è il più giovane. Achizzi ha fatto un finale di stagione in crescendo clamoroso, poi in Sudafrica i Bulls per me hanno chiesto informazioni se ha dei nonni sudafricani per poterlo far giocare con loro. Zambonini era già nella rotazione con fra Ruzza e Cannone, quindi io penso che continuerà su quella strada. E quindi, fra l'altro, Favretto ha qualche caps, sì, però ha tantissima strada davanti, perché comunque all'età, cosa, 22-23 anni. Ad esempio Ruzza in quell'età lì aveva sì qualche cap, aveva iniziato ad assaporare la nazionale, poi sappiamo tutti quello che è diventato poi, quindi c'è tempo per Favretto senza bruciarlo. E magari ci fa la sorpresa a Quesada di far riposare Ruzza Cannone e inserirlo, però io credo che in questo momento lui 2, 3, 4 sia il quarto nel mio personalissimo cartellino ad essere lasciato a casa, passatemi il termine. Per le terze linee abbiamo un Mitch Lamaro, un Cannone Lorenzo, un Seb Negri, anche qui da valutare, un Ross Vincent da paura, un Manuel Giuliani che dovrebbe essere disponibile, con Isegor, Odiase, David e Marini. Con questi due, per entrambi vale il discorso fatto per Favretto. Dovrebbero iniziare a respirare qualche cosa di positivo di questo ambiente. Però in questo momento, se lui vuol portare, se Coach Quesada vuol continuare a fare continuare il percorso fatto con le Sei Nazioni, penso che loro due saranno i due predestinati a lasciare le valigie a casa o a essere richiamati just in case. E Odiase ha giochicchiato, sì, Marini dalla Serie Elite, il miglior giocatore della Serie Elite a Mogliano, però il passo, come direbbe Elio, no, vabbè, dai, lascia stare Elio, è molto grande dalla Serie Elite al test match internazionale, quindi Marini sicuramente è un sacrificabile. Izekor, eletto Tackle Machine della URC, lasciamo a casa Tackle Machine, dai, per favore. Izekor Stan ha fatto un campionato veramente chapeau, come direbbe Cassano, e io credo che Odiase assaggerà un po' di attività internazionale e poi vedremo quel che. E comunque sì, è gente da cappare, perché Odiale è un fortissimo giocatore, ha fatto 2 anni in Francia, non so quello che è, quindi non so se si è cappato per l'Italia, no, solo per l'Under 20, quindi stiamo attenti, qui, vabbè, comunque Coach Quesada sa il fatto suo, io penso comunque che rimarranno a casa, rimarranno a casa, quindi siamo già a 2, 3, 4, 5, 6 e i miei scartati sono già arrivati. Miei mischi a Steven Varne, Pace Rove e Garbisi. Onestamente sono i tre mediani, purtroppo mi viene da dire sono gli unici tre mediani che ci sono in Italia, perché c'è Fusco, Garcia mi sa che è cappato con l'Argentina, quindi ciaone. Qui c'è da lavorare, abbiamo avuto la Baza Pacerò e comunque loro tre hanno già il biglietto in mano. E Marin Montemari all'apertura con Garbisi. Garbisi, speriamo che arrivi in fondo, quindi paf, sta a casa. Marin può giocare, può coprire più ruoli perché le ha coperti. Montemauri, io credo che in questo momento sia veramente una grandissima apertura. Giovane, sì, cosa, 23-24 anni, quindi vale il discorso fatto per altri. Allora, Allan, mi sa che l'abbiamo dato per perso definitivamente, come Toa, la FI, perché non è stato convocato. Insomma, c'è questo cambio generazionale, giustissimo. Quindi se noi la diamo su Allan, e però se Garbisi non è disponibile per qualche match, ci vuole un Marin della situazione e un sostituto che sarà sicuramente Montemauri. Ma se Montemauri non ha esperienza, non ha bagaglio, se non quelle due tre caps fatti così
tanto per, e dopo non è che gli puoi dire guarda, hai fatto cagarissimo a giocare, cioè devi essere, insomma, deve avere la possibilità di giocare, e questo tour potrebbe essere la sua possibilità, però chissà. Poi il reparto arretrato, dove l'abbondanza regna, così a nomi, Nacho Brex, Meroncello, che ha posto comunque, che abbiamo detto non ci starà, che non ci sarà, speriamo, Lainak, Montioani, è entrato Gallagher, è entrato Zanon, François May è rientrato, facciamo gli scongiuri, perché questo qui, ragazzi, ogni volta che arriva in nazionale va, Simone Gesi e Trulla. E allora, se dobbiamo lasciarne a casa 6, i 6 qui sono già stati belli che nominati, e questo gruppone dovrebbe venire su. Qualche perplessità su Nacho Brex, perché comunque sia, ha giocato poco nella prima parte della stagione, ma dal 6 nazioni in poi ha giocato. Nacho Brex 31-32 anni, arriverà al prossimo mondiale 34-35 anni, 33-34. Abbiamo buone alternative dietro, c'è Zanon, poi c'è François sicuramente, però, che dire, io magari un po' di riposo glielo darei, perché comunque sia, se l'è meritato, ecco, diciamo, che questo è quello che penso io su queste convocazioni. Quindi, a mio modestissimo parere, se Capuozzo e Garbisi arrivano fino in fondo, i 6 sono là davanti. Se per caso cadesse il mondo, no, se per caso Angie Capuozzo magari o Garbisi dovessero essere disponibili per il tour, e credo che salterebbe, ad esempio, se Capuozzo venisse giù, la vedo dura per Trulla, però io lo butterei dentro, ho fatto un finale stagione anche lui in cresta. E non so, io se Capuozzo dovesse essere disponibile, potrebbe saltare Nacho Brex dal mio punto di vista, però queste sono mie considerazioni personali, che poi contano come alle vecchie, ci penserà ben Coach Quezada. Allora, se Capuozzo e Garbisi sono disponibili, il biglietto viene tolto dalle mani, dal mio modesto, mio punto di vista, visto quello che ha detto Quezada, a Montemauri e Trulla. Così è deciso, come dicevo, l'udienza è tolta. Vabbè, vado a mangiare, che ora? Regni 10, like, dislike, commentate. Hola, Burdel!